Sono un iperteso di 73 anni, in terapia medica da 20 o più anni e che nel recente passato ha subito tre stent coronarici per una cardiopatia ischemica. Tuttavia posso considerarmi un soggetto in equilibrio, non in una fase progressiva della malattia. Nella mia recente esperienza ospedaliera ho anche verificato che si può limitare gli effetti negativi sui muscoli dell'allettamento quasi obbligatorio di qualsiasi paziente ospedalizzato, facendo dei semplicissimi esercizi a corpo libero, addirittura anche a letto, dato che per questo problema della gamba sinistra mi era stato consigliato di rimanere a letto 20, praticamente 24 ore al giorno. Io sono convinto che sarebbe utile che il sistema ospedaliero, utilizzasse il tempo dei ricoveri ospedalieri, non per tutti i pazienti, ma per una percentuale elevata di pazienti, per insegnare, per educare questi pazienti, nel caso che non siano già sportivi o non facciano le mezze maratone o le intere maratone. Siccome ci sono tre gruppi che si dividono gli aspetti motori nell'ambito degli ospedali, questi tra di loro non si mettono d'accordo, quei che arriva sta in letto e casca per terra, per motivi socio-economico-culturali di cooperazione difficili.